Vince l'Under 17 della Juve Stabia 1-0 contro il Foggia, torna al successo. Noi ne parliamo con mister Nunzio Di Somma. Ciao mister. Buonasera. Mister, finalmente siamo tornati alla vittoria. Sì, non era facile perché venivamo da due partite insomma in maniera negativa, quindi affrontare questa gara casalinga non era semplice sotto il profilo mentale. I ragazzi hanno dato veramente sotto il profilo mentale una bella scossa. Potevamo insomma chiudere sia il primo tempo su qualche contropiede, perché la partita era stata proprio impostata su questo modo, conoscevamo più o meno l'avversario in che modo potesse giocare, e insomma abbiamo limitato i danni senza quasi mai farli calciare in porta. Potevamo chiudere con un punteggio più rotondo, però va bene muovere la classifica, va bene soprattutto per il morale dei ragazzi, che venivamo da due trasferte non positive e secondo me perse anche ingiustamente. L'hai detto già tu, si poteva chiudere prima il match con la traversa di Pio del Prete, che poi è stato colui che ha sbloccato il risultato, grida vendetta. Sì, secondo me del Prete ci abitua a fare dei gol in situazione difficile, in una situazione che era facile, secondo me ho parlato prima con lui, è andato già con il pensiero che già la palla stava in rete. Però il calcio purtroppo ci dice sempre cose diverse, quindi bisogna sempre affrontare qualsiasi palla con decisione massimale. Noi nei post partita ci siamo già sentiti, ne abbiamo parlato già, però mister, secondo te cos'è che è mancato in queste ultime giornate? Perché non si è riuscito, al di là della sfortuna, a portare a casa il bottino pieno? No, non parlo di sfortuna o fortuna, parlo solo che insomma, riguardo all'ultima trasferta c'è stato un approccio negativo, però la partita era stata recuperata pienamente, quindi mettendoci sul 2-2. Poi l'indecisione arbitrale ci ha tagliato le gambe, non è una scusante, però dopo aver recuperato 2-0, fai 2-2, mangi 2-3 volte l'occasione, abbiamo avuto 2-3 volte l'occasione per stare noi in vantaggio, poi l'Ab ci ha tagliato un po' le gambe, però non sono scusanti, sono avversità di gioco che ci stanno. E adesso testa a Monopoli. Già testa a Monopoli, ho detto già adesso ai ragazzi, questa qua è già finita, già va accantonata. Va solo parlare nei lati negativi, però già testa a Monopoli. Grazie mister. Buonasera. Hai voglia di pizza, fritti e rosticini? O di primi secondi e dolci gustosi? Di un drink o di un cocktail? Questo è il posto che fa per te. L'incrocio sa prenderti per la gola, la tradizione di un'antica ricetta, gli ingredienti naturali e tanto amore. Il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato, il Vuttaziello Ondufato. Chiedetelo, provatelo e poi ci direte. Typical Italian Food, l'incrocio lo puoi trovare a Torre Annunziata in via Vittorio Veneto 360. Per prenotazioni chiamalo 081 862 2836. Flying Line Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli. Grandi giochi per piccoli giocatori. Dove? Da Fantasie di Antonio Procida, dove assortimento e qualità non hanno eguali. Bambini, prima di scegliere, venite da Fantasie, la casa dei balocchi più bella che ci sia. Tutto quello che desiderate, ma proprio tutto e altro ancora. Fantasie e giocattoli lo trovate in via Tavernola 152 a Castellammare di Stabia. Everyday is beautiful. Crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti. Insegniamo che essere belli non è un sacrificio, non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri. Essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno, tutti i giorni della vita. Offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente. Aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri. Ci rivolgiamo con rispetto e professionalità. Siamo sempre disponibili. Ti aspettiamo da Olsen. Vieni a trovarci a Pompei, nel centro commerciale La Cartiera.